Le prime notizie di lunedì 16 ottobre. Tragico incidente stradale nella notte alle porte di Taranto. Una donna di 73 anni è morta e tre persone sono rimaste ferite in maniera molto grave lungo la statale 7 Ter per San Giorgio nello scontro tra una Fiat Punto su cui viaggiavano due ragazzi e una Seat Altea su cui si trovavano la donna con il marito. La 73enne è morta sul colpo. L'uomo e i due ragazzi sono in condizioni critiche. Un altro giovane motociclista ha perso la vita in un incidente stradale. Pietro Aucello, 41 anni, di Modugno, è morto sabato sulla provinciale 238 che collega Corato ad Altamura. Era in sella la sua moto che, per cause ancora da chiarire, si è schiantata contro un muretto a secco. Una donna di 48 anni è stata accoltellata ieri pomeriggio in via Elio Vittorini, nel rione Carmine di Martina Franca, ed è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma non sarebbe in pericolo di vita. A colpirla è stato il marito, che alcune ore dopo è stato fermato a Cisternino dopo una fuga in auto con l'accusa di tentato omicidio. Un ristoratore tarantino di 58 anni è stato gambizzato ieri sera all'interno del suo locale lungo la Litoranea a pochi chilometri da Taranto. Ad aggredirlo tre persone, di cui una armata di pistola. Dopo aver fatto fuoco ferendo la vittima a una gamba, i tre sono fuggiti facendo perdere le tracce. Il movente potrebbe essere legato a un conto ritenuto troppo salato dai tre avventori che avevano appena finito di mangiare nel ristorante. E in questo weekend di sangue anche un ragazzo di 23 anni è stato ferito a colpi di pistola ieri pomeriggio a Foggia. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato raggiunto da alcune pallottole all'altezza della spalla mentre si trovava a bordo di un'auto in via Fugliani. È stato ricoverato agli ospedali riuniti di Foggia. Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere l'altra notte sotto la Ford Ranger del proprietario di Masseria Pezzuti, alla periferia di Novoli, sulla strada che collega Trepuzzi a Campi Salentina. La vettura era parcheggiata proprio davanti al ristorante ed è stata parzialmente danneggiata dall'esplosione. Ignote le cause dell'atto intimidatorio. Tre militari della Guardia di Finanza e un funzionario dell'Agenzia delle Dogane in servizio nel porto di Bari sono finiti sotto inchiesta per furti di materiale posto sotto sequestro, tra cui pannelli solari, biciclette elettriche e capi d'abbigliamento. I quattro sono accusati di peculato. Ha pubblicato sui social un suo selfie con una frase ironica mentre ricuciva un cadavere sottoposto a autopsia e bufera su una coordinatrice tecnica del laboratorio di anatomia patologica dell'ospedale Perrino di Brindisi. La ASL ha avviato un'indagine interna sulla donna dopo che la foto, poi rimossa, è stata diffusa prima negli ambienti dell'ospedale e successivamente all'esterno. Calcio, ferme la Serie A e la Serie B per gli impegni della nazionale, si è giocata l'ottava giornata di Serie C. Negli anticipi di sabato il Foggia si è aggiudicato agevolmente il derby con il Brindisi per 2-0 e il Cerignola ha vinto a Monterosi per 3-0. Ieri successo di misura per 2-1 del Taranto sul Crotone e tonfo del Francavilla, crollato in casa per 5-1 con il Sorrento. Il Monopoli esce a testa alta da Latina, sconfitto per 3-2 dalla vice capolista del campionato. Queste le prime notizie di oggi, appuntamento a domani.